Abbiamo grande fiducia nel nuovo presidente della Federazione Campana delle BCC, Lucio Alfieri. E questo è il commento di Antonio Calandriello, presidente della BCC di Sassano e membro del consiglio di amministrazione della Federazione Campana delle BCC, sul cambio al vertice che ha caratterizzato l'ultima assemblea Federcampana delle banche di credito cooperativo. Il cambio al vertice della Federazione Campana delle BCC arriva in un momento difficile per l'economia in generale e nel quale il mondo del credito cooperativo si sta apprestando a varare la sua autoriforma. Il momento cruciale per le banche di credito cooperativo si intreccia con un passaggio di particolare importanza per la BCC di Sassano, che il presidente Calandriello è chiamato a traghettare verso il futuro. In seguito al rinnovo del nostro consiglio di amministrazione, annuncia, si è deciso di procedere ad una aggregazione con un'altra BCC territoriale per garantire la continuità della nostra banca, la continuità di essere banca di comunità, i livelli occupazionali e il servizio che in questi anni abbiamo dato. Calandriello detta la linea da seguire sul tema della fusione deliberata dal nuovo CDA. Verificheremo da subito la disponibilità delle BCC interessate al progetto di fusione e che manifesteranno la loro reale intenzione, non su una mera spartizione di posti come sostenuto da qualche consigliere del passato CDA, ma attraverso un progetto condiviso che assicuri il pieno rispetto dei depositanti e dei clienti, senza trascurare le prerogative proprie della comunità locale da cui trae origine la nostra cooperativa e quelle dei dipendenti e delle loro famiglie. Insomma, si tratta di un impegno preciso per il presidente Calandriello assunto al momento della candidatura per il rinnovo delle cariche sociali della BCC di Sassano, insieme a quello di garantire una governance di qualità. La cosa fondamentale, conclude Calandriello, è che la BCC di Sassano, in questa spinta verso il futuro, non perda la propria identità di banca di credito cooperativo, legata ai principi di mutualità e di banca comunità, e a chi l'ha affondata. Io ho assunto un impegno preciso, indicando anche una tempistica per traghettare la BCC di Sassano verso il nuovo corso. Manterrò gli impegni presi completando il progetto di fusione, ma preservando l'identità della BCC di Sassano.